chiedo: ok, come sei stato durante l'esperienza? Ti piace quello che hai fatto? Come lo vedi rispetto a come ti senti? È quello che volevi fare? Ok, bene, a questo punto la parola agli altri. Che cosa vedete in questa immagine? Allora, che cosa vi suggerisce questa immagine qui? Dai, lavoriamo insieme. Rotazione. Un abbraccio. Un abbraccio, poi? Rotazione. Cosa? Maternità. Maternità. Più di qualcuno, perché l'abbraccio ha due significati, uno attivo e uno passivo. È un bisogno di abbracciare o un bisogno di essere abbracciati? Bisogno di essere abbracciati. Non lo possiamo sapere. Ne entriamo in questo grado di giudizio, anzi, non entriamo in nessun grado di giudizio. Allora diciamo, il mio vissuto, osservando questo lavoro, è di un bisogno. Quindi c'è realmente un investimento nel lavoro artistico, creativo, di contenuti intrapsichici. Vedete, ecco che nel momento in cui nelle mie relazioni qualcosa funziona o non funziona in virtù di questo bisogno, magari a cui non è mai stato dato un nome, viene fuori o ritorna quello che è accaduto in questa attività di autoconoscenza, e incontrandola so anche come decodificare meglio quella relazione stessa. Guardate quest'altra, è un'immagine decisamente diversa, ovvero la cura del dettaglio. Ci sono delle priorità che qualcuno ha, che sono anche delle priorità più elementari rispetto a un grande bisogno, potrebbe sempre essere, di apparire, tanto è vero che guardate su quale foglio ha disegnato la pelle. Si è scelto anche il foglio di... Guardate questa immagine, una testa rotonda e enorme. Vedete che è enorme la testa, che prende quasi la stessa larghezza delle spalle? Ok, in genere, una persona particolarmente razionale si raffigura con una testa grossa. Guardate queste due immagini. Questa è un'asta, è una corda, è una figura in bilico, un'asta in mano sulla fuga. Sentirsi in equilibrio capita spesso in alcuni momenti della nostra vita, esattamente come, guardate questa immagine che non riesce ad uscire, non riesce a manifestarsi, non si scopre, c'è ma non esce, la vedi ma ha difficoltà a manifestarsi, ad esprimersi. Vedete che tutto quello che stiamo dicendo appartiene non sul piano fisico all'autore di questi lavori, ma naturalmente sul piano emotivo.